pubblica nel caso venisse approvata questa riforma, anche se chiamarla riforma penso sia un complimento. Io diciamo che ho un lavoro agevole da un certo punto di vista, nel senso che se vengono cambiati 47 articoli di questa Costituzione posso limitare, o mi devo limitare, visto il mio campo di lavoro, di intervento, solamente ad uno. Qui siamo nel tempio dell'autonomia, cioè nel luogo che sostanzialmente rappresenta tutti i cittadini del Trentino e dell'Alto Adige. I cittadini del Trentino e dell'Alto Adige hanno una ricchezza, un tesoro, che è la loro possibilità di autogovernarsi, diciamo patrimonio che si sono meritati, dimostrando di saperlo utilizzare con una certa cognizione e con risultati che nel tempo molti hanno potuto apprezzare, ma che io penso sia un patrimonio che stiamo rischiando di dissipare per due motivi. Primo, perché la maggioranza sta cominciando a considerare l'autonomia come un fatto scontato, e secondo, perché da qualche decennio, dico io, la stiamo cominciando ad utilizzare in maniera impropria. Ricordo quando Grillo venne a trovarci in una delle prime visite nel 2012 e ci disse: sì, l'autonomia è un valore sicuramente da esportare. Si parlava di Stati Uniti d'Italia, però oggi viene utilizzata per lasciare milioni ai pochi e le briciole a tutti gli altri. È il caso dei vitalizi, che immagino sia noto a tutti, penso sia esemplificativo. Comunque, tornando al tema, io mi occupo solamente di un articolo, quello che ha a che fare con la nostra autonomia, e sono portato una serie di articoli, di interventi, per cercare di raffrontare quelli che sono i fatti con quello che viene raccontato ai cittadini trentini. Allora, l'articolo di cui mi occupo io è l'articolo 39, anzi devo dire sono ancora fortunato perché devo occuparmi solamente di un comma dell'articolo 39, il comma 13, che è quello che viene sbandierato ai 420 in Trentino per tranquillizzare chi ha dei dubbi relativamente alla tenuta della nostra autonomia. E il comma 13, per come viene raccontato, dovrebbe dire che la riforma non ci tocca, o meglio, la riforma non tocca l'autonomia. E come vedete, la lettura completa dice un'altra cosa, adesso non so se si legge, ma la lettura completa dice che le disposizioni di questa riforma non si applicano alle province autonome, non si applicano, punto, non si applicano fino alla revisione degli statuti. Revisione? Degli statuti. Quindi, non è vero che non si applica. La riforma pone dei principi, poi vedremo velocemente quali sono quelli che hanno a che fare con la nostra condizione, e immagino che in un modo o nell'altro la nostra autonomia a questi principi si dovrà adeguare. Si parla di revisione degli statuti. Come dovrebbe avvenire la revisione degli statuti? Dovrebbe avvenire in base a, vedete, sulla base di intese tra il governo e le autonomie. E qui in Trentino si è scatenato un certo dibattito che è iniziato nel corso dei mesi estivi, perché qualcuno, diciamo più libero di altri ritengo, ha raddrizzato le antenne, perché ha capito che all'interno di queste poche parole esiste un rischio concreto per le nostre prerogative, perché naturalmente l'intesa potrebbe anche non raggiungersi, nel senso che se il governo centrale volesse incidere pesantemente sulle nostre prerogative, chi ci rappresenta chiaramente sarebbe costretto a dire no. E quindi il dubbio che è sorto, e a cui nessuno finora ha dato risposta, è: cosa succede alla nostra autonomia nel caso l'intesa non si trovasse? Intanto
come premessa, manca anche la spiegazione tra le tante manchevolezze di questo intervento, manca anche la spiegazione di come si dovrebbe arrivare all'intesa, attraverso quale istruttoria, attraverso quale procedura. A questo dovrebbe pensare un'altra legge costituzionale, che naturalmente ad oggi non esiste. Si era cominciato a parlarne, era stata istituita una commissione, la commissione Bressa, ma nell'agosto di quest'anno la commissione Bressa ha interrotto i suoi lavori in attesa del referendum, dell'esito del referendum. Però si sa già, o meglio, si sa già, si conoscono le due ipotesi su cui aveva lavorato la commissione Bressa. La prima era quella di un'intesa, diciamo così, forte, per cui nel caso di mancato consenso da parte dell'autonomia la proposta di modifica dello statuto sarebbe decaduta, successivamente sostituita da un'intesa cosiddetta debole, che prevederebbe, perché queste sono carte di lavoro e chiaramente non sono ancora un documento conclusivo, che prevederebbe che gli statuti di autonomia sono modificabili con la normale procedura costituzionale, per cui con la maggioranza dei due terzi e la doppia lettura di Camera e Senato. Uno tra quelli che si è accorto del rischio che corre la nostra autonomia è il presidente del Consiglio provinciale, Guimondo Rigatti, che appunto in un intervento, adesso non so come si fa ad ingrandire, per cui c'è qualcuno capace, dice, faccio volentieri, altrimenti dovete fidarvi di quello che vi dico io, si è recato a Roma, addirittura, era l'estate, era il luglio di quest'anno, si è recato a Roma per chiedere garanzie e ha detto in maniera chiara: andare a votare senza avere garanzie su come si arriva alla modifica dello statuto per il Trentino è un salto nel vuoto. E come vi ho detto prima, ha potuto permettersi questa diciamo così, libertà, perché naturalmente ricopre una posizione che glielo consente. Perché quello che è importante è anche il contesto in cui, dicevo prima, ci sono dei principi e c'è un contesto in cui si sviluppa questa riforma. E io vorrei partire, per chiarire il contesto, da quello che può essere considerato il manifesto programmatico del nostro Presidente del Consiglio, il suo libro Stil Novo, che sostanzialmente ha posto le basi dei ragionamenti grazie ai quali poi lui è arrivato ad essere il Presidente del Consiglio e il segretario del suo partito. E all'interno di questo testo lui ha scritto, ha messo nero su bianco, in tempi non sospetti, chiaramente non quando doveva andare a chiedere i voti ai cittadini del Trentino Alto Adige, ma ha messo nero su bianco che tra i suoi obiettivi, oltre all'eliminazione delle province, c'è anche l'eliminazione delle regioni a statuto speciale, e scrive perentorio via le regioni a statuto speciale. Poi appunto non si sa se ha cambiato idea. All'interno del suo partito e del suo governo altri si sono espressi sulla stessa linea. Il ministro per le riforme costituzionali, all'interno della Leopolda, quindi in un contesto importante dal punto di vista dei principi e dei tavoli programmatici del Partito Democratico, ha scritto che ha scritto e detto che è anch'essa favorevole alla soppressione delle autonomie speciali, ma che nel 2014 non sarebbe il momento propizio, e vedremo poi quale secondo noi sarebbe questo momento propizio, quando arriverà questo momento. Poi molti altri si sono espressi nello stesso senso, il governatore della Toscana Rossi, l'ho sentito io l'onorevole Romano, che ha dichiarato in una trasmissione a cui avevo partecipato che appunto le autonomie speciali sono da eliminare, quindi è in buona compagnia. Il pensiero di Renzi non è isolato, all'interno del suo, chiamiamolo, entourage, questa era perlomeno la linea di pensiero dominante.
E questo dovrebbe cominciare a far riflettere i trentini. Almeno questo. Quando il presidente Rossi e il presidente Durigatti si è espresso in quel modo, quindi in maniera dubbiosa sulle prospettive per la nostra autonomia, subito è stato ripreso dal governatore, praticamente quasi il giorno stesso, il quale ha affermato che non si deve usare l'autonomia per discutere della riforma. Guarda caso, da quel giorno tutti hanno cominciato con un martellamento, tutti, intendo gli organi di informazione e le forze di governo, hanno iniziato con un martellamento per convincere i trentini che questa riforma non tocca l'autonomia e che anzi la rafforza, la garantisce e la migliora. E in che modo e quando è iniziato questo martellamento? Vi ricorderete tutti che la prima a venirsi a trovare è stato appunto il ministro Boschi, che si è presentata in quel di Tenna. All'indomani, proprio perché non si doveva parlare di autonomia e di riforma, il giorno dopo la sua visita, questo è il titolo di un quotidiano, anzi il titolo, lo strillone di uno dei quotidiani locali. Altre competenze del Trentino. Tutti sanno che noi siamo abbastanza gelosi delle nostre competenze e se ce ne vengono riconosciute delle altre, diciamo che ci sentiamo orgogliosi. Quindi un tasto che tocca sicuramente il cuore dei trentini. Ma andiamo a vedere, perché chiaramente attirato da un titolo come questo, sono andato naturalmente a leggere anche la cronaca. E la cronaca era naturalmente in un articolo che occupava una pagina. E devo dire che il ministro Boschi ha parlato di tutte le riforme che ha presentato il governo Renzi in questi 3 anni, ha parlato della difficoltà di riformare, ha parlato delle modalità con cui si è arrivata a questo risultato, con i 4.000 interventi, 120 modifiche rispetto al testo originario, ha parlato degli obiettivi della riforma, ha parlato del nuovo rapporto tra la periferia e il centro e ha parlato dell'ampliamento degli strumenti di partecipazione e di nuove competenze del Trentino. Nel suo intervento non c'è alcuna traccia. Io penso che se il ministro avesse parlato in questo modo, nella cronaca almeno una mezza riga avrebbe trovato spazio. Invece non c'è alcuna traccia. Come mai? Anche se non si doveva parlare di autonomia, come mai all'improvviso in Trentino hanno cominciato a farsi vedere ministri, Presidente della Repubblica, è arrivata la Boschi, è arrivato Gentiloni, è arrivato Mattarella, la prossima settimana arriverà Zanetti, come mai? La spiegazione secondo me sta all'interno di questo intervento del Presidente Rossi. Chiaramente non siamo gli unici noi, non è l'unico Durigatti a capire che la riforma con quell'articolo 39 che vi ricordo non è inserito all'interno del corpo, è all'interno delle norme transitorie, in cui si parla di intesa solamente per questa specifica occasione, non è che il principio dell'intesa valga da qui all'eternità, vale solo per la riforma dello statuto, per il suo adeguamento ai principi della riforma costituzionale. Quindi, dicevo, non siamo gli unici che sono preoccupati. E naturalmente se ne è accorto anche il Presidente Rossi, il quale ha dichiarato vogliamo impegnarci, prima di impegnarci per la campagna referendaria, vogliamo maggiori garanzie per la nostra autonomia. E come si dovrebbero ottenere queste maggiori garanzie? Naturalmente le strade sono due, anzi la strada sarebbe una sola, firmando un documento insieme al governo che chiarisca le prospettive del nostro statuto. E invece Rossi cosa ci dice? Le maggiori garanzie non saranno un impegno scritto da parte del governo, che ovviamente implicherebbe poi una certa responsabilità nel rispettare l'impegno scritto, ma verranno esplicitate da Boschi e dagli altri rappresentanti dell'esecutivo nelle occasioni pubbliche che si presenteranno in Trentino durante la campagna referendaria. Quindi sostanzialmente noi dovremo fidarci di chi, con quel retropensiero che abbiamo visto prima, viene in Trentino a tranquillizzarci a parole, naturalmente, perché di scritto non c'è nulla,
che della nostra autonomia possiamo, sulla nostra autonomia possiamo stare tranquilli. Questa naturalmente è propaganda elettorale, e spacciare la propaganda elettorale per impegni istituzionali, diciamo così, a difesa del nostro statuto, penso che sia un azzardo, ecco. E è un azzardo perché nei fatti, dicevo prima, quando arriverà il momento opportuno a cui faceva riferimento il ministro Boschi? Secondo me arriverà dopo la riforma. Noi oggi, uno dei motivi per cui i trentini vengono, si cerca di convincerli a votare sì, sta nel fatto che i senatori aumenterebbero in termini percentuali. Noi oggi abbiamo tre senatori, contando per l'attuale fanno 7 senatori su 315, con la riforma ne avremo 4 su 100, quindi il peso percentuale maggiore, con la differenza che oggi i nostri senatori hanno una così efficacia in termini di contrattualità tra l'autonomia e il governo, perché sappiamo che il Senato si regge sempre su maggioranze piuttosto risicate, quindi 7 senatori hanno un peso specifico piuttosto importante. Nel prossimo Senato, quello che viene erroneamente definito Senato delle Autonomie, anche perché così non si chiama nella riforma, si continua a chiamare Senato della Repubblica, noi ne avremo 4 su 100, sì, quindi peso percentuale maggiore, ma in un Senato che sostanzialmente conterà molto poco. Non solo, i compagni di banco dei nostri senatori saranno i consiglieri regionali della Lombardia, del Veneto, del Lazio, i sindaci della Lombardia, del Veneto, del Lazio. Allora vorrei proprio vedere, questo esempio l'ha fatto anche il professor Toniati lunedì, vorrei vedere la gioia dei consiglieri regionali del Lazio, della Lombardia, del Veneto, a cui le competenze vengono tolte, votare per il nostro statuto in cui le competenze invece, secondo qualcuno, verrebbero aumentate. Vorrei proprio così partecipare a questo momento. Perché dico questo? Perché uno degli effetti, dicevo che la riforma si basa su alcuni principi, uno dei principi è quello del ritorno al centralismo. E si vede chiaramente in questo articolo, più o meno chiaramente perché la fotocopia non è venuta molto bene, ma almeno dal punto di vista dell'immagine, a sinistra c'è il testo dell'articolo che prevedeva le competenze concorrenti delle regioni ordinarie, a destra c'è l'articolo riformato. Come vedete, a sinistra l'articolo è piuttosto lungo, perché le regioni avevano qualche competenza concorrente, si dice che ha dato, che ha causato tutta una serie di contenziosi, ma i contenziosi sono nati perché lo Stato non voleva riconoscere l'effettiva competenza delle regioni. Dall'altra parte c'è una parola sola, c'è scritto abrogato. Quindi in un contesto in cui le competenze territoriali vengono eliminate, noi dovremo presentarci in Senato con i nostri 4 senatori, contro appunto i senatori o a fianco dei senatori di regioni a cui succede questo, a chiedere che invece le nostre vengano accresciute. E c'è prendo questo articolo a modello e poi concludo, per vedere quali sono le ragioni che portano al sì, che dovrebbero portare al sì, e per evidenziarne la pericolosità. Questo è un articolo che era comparso su Corriere del Trentino, coordinatore del Comitato per il Sì, quale naturalmente si chiede come noi in basso a sinistra, se l'autonomia provinciale è in bilico con questa riforma, punto di domanda? Non credo. Quindi, in maniera molto così fideistica, ci dovremmo appunto affidare a una credenza, a una supposizione. Poi si va nel dettaglio. Tuttavia, la riforma attribuisce allo Stato competenze che prima erano delle regioni, e quindi si conferma l'approccio sostanzialmente centralista. Perché? Perché le regioni hanno dato pessima prova. Allora io dico sempre, invece lo Stato è un modello da prendere ad esempio per quanto riguarda l'efficienza, la competenza e la capacità. E che esempi porta questo? Perché porta due esempi che per il Trentino dovrebbero far accapponare la pelle.
porta due esempi. Togliamo alle regioni sottordinario la competenza sulle infrastrutture strategiche e sulla distribuzione dell'energia, perché lui dice riguardano interessi sovraregionali che giustamente devono essere in capo allo Stato. Allora, se questo è il principio, dovrebbe poi spiegare come mai le stesse competenze per la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano dovrebbero rimanere in capo alle province autonome. Perché, per fare un esempio, quando si parla di infrastrutture strategiche, Trentino e l'Alto Adige dovrebbero essere interessati dai lavori per il tunnel del Brennero, RFI aveva progettato la tratta sulla destra Adige, la competenza dei territori ha fatto sì che questo progetto fosse ritirato e che se ne discutesse uno insieme ai territori, prescindere poi dal giudizio sull'opera in sé. Nel momento in cui questa competenza viene elevata giustamente per quelli che propongono il sì, lo Stato decide in autonomia dove passa la linea del tunnel del Brennero. Altro tema che dovrebbe essere importantissimo per i trentini e anche per gli altoatesini è il tema dell'energia. Allora io mi domando come può un senatore del Trentino e un senatore dell'Alto Adige difendere le prerogative della nostra autonomia quando siamo noi stessi che per votare sì, per convincere a votare sì, andiamo a scrivere che giustamente queste competenze devono tornare in capo allo Stato. È chiaramente, almeno chiaramente per quanto mi riguarda, una contraddizione. Concludo, nei giorni scorsi c'è stato un grande battage, io dico pubblicitario, relativamente a questa fantomatica carta di Udine, che è stata spacciata come, c'è stato un quotidiano nazionale che l'ha dichiarata come una nuova costituzione per l'autonomia. Nei fatti non è altro che una ricostruzione storica, se poi qualcuno è interessato c'è il file, ma non perdiamo troppo tempo. Si tratta semplicemente di una ricostruzione del perché ci sono le autonomie speciali e di quelle che potrebbero essere delle prospettive di crescita. Però, primo, questa carta non è stata firmata dai rappresentanti della Valle d'Aosta e della Sicilia. Secondo, e cosa ben più importante, non è stata firmata dal governo. Quindi è semplicemente una dichiarazione di obiettivi da parte del governatore del Trentino, dell'Alto Adige, della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia, ma manca la firma della controparte, quindi sostanzialmente non vale nulla. E chiudo, questa foto mi pare piuttosto esplicativa. Questo è il momento in cui si è firmata questa famosa carta di Udine che dovrebbe blindare la nostra autonomia secondo qualcuno. Come vedete, in primo piano ci sono i governatori tutti sorridenti che firmano e il governo invece, rappresentato dal ministro Costa, se ne sta tranquillamente seduto dietro a farsi gli affari suoi. Probabilmente il ministro Costa si sarà sentito un po' in imbarazzo ad essere a trovarsi in quel contesto, perché nel 2012, tanto sempre per parlare del contesto in cui arriva questa riforma, nel 2012 apre, siamo contenti. Accetta. Vabbè, lo dico a voce. Nel 2012 il ministro Costa ha depositato un disegno di legge che prevedeva la soppressione delle autonomie speciali. Quindi questo è il contesto, questi sono i fatti per quanto mi riguarda. Si può approcciare la questione con un approccio così religioso e dire non credo che la nostra autonomia sarà in pericolo, io credo esattamente il contrario. Penso che dopo, nel caso di vittoria del sì, con lo smantellamento del Senato, quello sarà il momento propizio per il nostro governo per andare ad intaccare le nostre prerogative. Attenzione, non saranno intaccati dal punto di vista delle cose da fare. Competenze, il governo penso che se ne darà delle altre, se vogliamo, verrà intaccato da cosa che sta già succedendo dal punto di vista finanziario. Grazie.